arte di donna, perché a mio parere il legame fra magia e donna è un legame antico che si viene a creare storicamente per vicissitudini che oggi non stiamo qui ad analizzare, ma è un legame concreto che era vero nell'antichità e che a tutt'oggi è vero. A tutt'oggi questo legame è creato dal cinema, dalla televisione, è creato dai romanzi, è creato dai racconti. Se vogliamo immediatamente contestualizzare il discorso e portarlo in Sardegna quando si parla di magia e si parla di donne, si parla di contus, quindi di racconti, e si parla necessariamente di leggenda. E fra un attimo vedremo che la donna, la leggenda in Sardegna, la vive, a mio parere, la protagonista. Meglio, la leggenda è capace di mettere a contatto la donna con la magia. La donna la magia la vive attivamente, la vive passivamente, o si attiene a galleggiare in questo mondo magico nel quale pare trovarsi a proprio agio. Che cos'è la leggenda in Sardegna? Ovviamente non è questo il contesto, due informazioni. Da quel che mi è risultato capire, da quel che ho potuto capire, la leggenda è uno strumento importante per il passaggio di cultura dalla generazione più anziana alla generazione più giovane. Si raccontava e si parlava di leggende, esattamente come oggi si guarda la televisione o si ascolta l'iPod, in qualsiasi momento libero, andando a lavoro, rientrando da lavoro, lavando i panni, raccogliendo l'acqua, quando la bella stagione consentiva alle persone di rincontrarsi nel vicinato. Insomma, la leggenda era un modo per garantiva la coesione sociale e garantiva il passaggio dalle informazioni della generazione più anziana alla generazione più giovane. E oggi vogliamo parlare di leggenda, e oggi vogliamo parlare di leggenda che parla di donne. Quando ho avuto la possibilità di lavorare al mio primo lavoro, che questo sostanzialmente è stata la mia tesi di laurea, ho avuto la possibilità di portare avanti un lavoro bibliografico che mi ha consentito di scoprire quante creature fantastiche il Pantheon sardo è capace di garantirci, ed è capace di ricordare, peraltro. Quello che mi ha stupito è scoprire come una buona quantità di creature fantastiche sia sostanzialmente donna, ossia femminina. E anche laddove ci troviamo dinanzi a creature ad oggi maschili, pare quasi che in antichità o in precedenza fossero quasi delle figure al femminile o che avessero una valenza al femminile. Quando parliamo di magia, come oggi, è impossibile praticamente non parlare di streghe, perché la storia ha creato un legame molto stretto fra donna, strega e magia. E la Sardegna, la sua strega, ce l'ha. E ha anche dei tratti molto caratterizzanti la strega di Sardegna. Per quel che ho avuto la possibilità di riscontrare, esiste una figura generale in tutta la Sardegna, per quanto esistano dei particolarismi molto forti, molto interessanti, che caratterizzano la strega del Campidano piuttosto che non la strega del Lupo d'Oro o della Gallura. Fatto è che strega, a mio parere, è una. Infatti non ci dobbiamo perdere nei particolarismi, perché altrimenti non potremo andare avanti. E possiamo dire, in linea del tutto generale, che nel Campidano la strega è chiamata Koga, nella zona centrale della Sardegna è chiamata Surbile, nella zona settentrionale della Sardegna è chiamata Stria. In alcuni casi la strega viene chiamata anche Bruscia, non sempre però ci riferiamo a una creatura fantastica. Piuttosto, quando si parla di Bruscia, si parla di donne, a tutti gli effetti, che hanno contatto col mondo magico, nella sua accezione più torbida, però, nella sua accezione più negativa. E a tutt'oggi il termine di Bruscia è utilizzato più o meno scherzosamente, perlomeno nel Campidano, dove vivo io, è ben noto come termine. Come riconosciamo, secondo la leggenda, la strega vampiro? Chi è la strega vampiro in Sardegna? Non esistono effettivamente dei modi matematici per riconoscere la strega vampiro. Le leggende sono diverse, naturalmente. Ci dicono, in alcuni casi, che la strega è donna che vive nella società sarda, quindi nasce all'interno di una società, si sposa, ha figli, lavora, ha amiche, ha nemiche. La notte però si trasforma in qualcosa d'altro e va a svolgere un compito che le è stato affidato in un certo qual senso da Dio, quindi che va ben oltre la sua volontà. Come la si riconosce? Alcune leggende ci dicono che è molto brutta, è molto pelosa, ha i capelli adunfatti, ha le unghie molto lunghe e poco curate, ha il naso adunco, insomma, per intenderci la strega, così come l'Europa ce l'ha disegnata. Questi però non sono tratti caratterizzanti, perché una donna a tutti gli effetti potrebbe essere più o meno bruttina, ma non per questo deve essere necessariamente strega.
Altre informazioni ci dicono però, altri informatori ci dicono però che la strega è dotata di una coda d'acciaio di ferro sul basamento della schiena, di una croce pelosa. Nel momento in cui noi parliamo però di leggende, quando queste leggende si muovono a livello sociale, vengono condivise, la donna era anche non solita spogliarsi dei propri vestiti, quindi si trattava pur comunque di tratti che non potevano essere riscontrati. C'è un altro modo per riconoscere una strega, secondo le leggende di Sardegna. La ragazza che nasce la notte di mezzanotte e la notte di Natale a mezzanotte probabilmente è strega. La ragazza che nasce all'interno di una famiglia ed è la settima figlia potenzialmente potrebbe essere strega. Quindi sono dei dati che ci possono dare delle informazioni in aggiunta. Quindi questi sono i tratti che caratterizzano la strega e che ci dicono anche qualcosa d'altro. Strega in Sardegna si nasce, non si diventa. Ci sono delle rarissime leggende che parlano di streghe che portano avanti una sorta di apprendistato, ma sono dei casi per quel che mi è potuto o che, per quel che ho potuto riscontrare. E peraltro non si ha la volontà di essere strega. L'Europa ci ha insegnato che le streghe in un certo qual senso hanno un vantaggio dal loro operato. Non necessariamente la strega sarda ha alcun vantaggio, è una sorta di missione imposta da altri. La strega vampiro, perché la chiamiamo vampiro? La strega in Sardegna cosa fa? È posta al contrario di quel che la donna normalmente è chiamata a fare, cioè dare la vita. La strega vampiro la vita la toglie, quindi contrasta completamente con quella che è il ruolo della donna, che la vita la regala, e la toglie sfuggendo il sangue dei bambini molto giovani, non ancora battezzati, in rarissimi casi che non hanno ancora superato i 7 anni di vita, ma questo anche questa volta è un rarissimo caso. Quindi questa è la mansione della strega vampiro, che la società pare quasi deresponsabilizzi, per dirla concretamente è un'assassina di bambini, così ce la descrive la leggenda, però la leggenda non è mai troppo feroce nei confronti della strega vampiro. Quasi che quel suo atteggiamento sia voluto da altri, sia voluto dalla divinità. Tant'è che spesso e volentieri la strega vampira con leggende è chiamata ad uccidere anche il sangue del proprio sangue, e quindi i propri nipoti o addirittura i propri figli. Quindi sostanzialmente è un problema per una donna, secondo la leggenda, essere strega vampiro. Non c'era alcun genere di vantaggio. Come avviene la trasformazione? Come avviene il passaggio da donna a tutti gli effetti, che il giorno va a lavare i panni e la notte si trasforma in strega vampiro? Le leggende ci dicono che ci sono due elementi molto importanti: l'utilizzo di un unguento e l'utilizzo di parole magiche. Per quel che riguarda l'unguento, è spesso nominato dalle leggende, moltissimi ricercatori si sono interessati in merito a cosa fosse, a base di cosa fosse questo unguento. In linea classica si può dire che si trattava probabilmente di unguenti a base di erbe spontanee che avessero la capacità di alterare la conoscenza della persona. È molto probabile che si trattasse di qualcosa di questo genere. Questo elemento mette in contatto la donna con un mondo delle erbe che probabilmente nel momento in cui le leggende erano vive, condivise, raccontate, doveva essere un vincolo ben esistente, la donna che conosce le erbe e che le utilizza per la cura e che per tante altre cose. L'elemento che è molto importante a mio parere è anche il discorso relativo alla parola. Le leggende ci parlano, alcuni commentatori ci raccontano di sorte di cantilene che vengono ripetute, che consentono alla strega di cambiare forma e diventare altro e quindi di poter agire. A mio parere in antichità poteva essere anche più probabile che si trattasse di brevus, quindi di parole magiche, capaci di attivare le situazioni, capaci di cambiare la situazione da positiva a negativa o viceversa. Fatto è che la strega ha utilizzato l'unguento, che secondo alcuni commentatori andava spalmato sotto i piedi e sotto le ascelle, e pronunciate le parole magiche, aveva 3 ore per agire, una per agire concretamente e una per rientrare, quindi era necessario che si trasformasse in qualcosa di particolarmente rapido e veloce. Le leggende sono molto variegate, la strega vampiro si trasforma in gatto, si trasforma in fumo, si trasforma in filo di lana, si trasforma in uccello, si trasforma in mosca, insomma in tutto quello che le consente di essere estremamente veloce, ma soprattutto che le consente di fare ingresso nella casa della donna che ha di recente partorito. E quindi è molto semplice per un gatto da una finestra aperta entrare in una casa: se si è fumo si entra con facilità, se si è filo di lana si entra con facilità, se si è mosca si può entrare con estrema semplicità.
Come ci si difende dalla strega vampiro? In Sardegna ci sono i problemi e quasi sempre ci sono le cure. E la tradizione ci racconta di diverse cure. Tanto per cominciare, la donna non deve essere, che ha di recente partorito, non deve essere mai lasciata da sola. Se la donna viene lasciata sola, si trova in una condizione molto particolare, una condizione di disagio sociale. Chi partoriva nella Sardegna tradizionale all'interno di un matrimonio circondata da una buona famiglia normalmente era sempre associata a una madre, a una sorella, a una comare, a delle amiche che l'aiutavano. Ma poi nel momento in cui la donna resta sola è posta in pericolo, la strega vampiro potrebbe prestarle alcune attenzioni. O la notte, quando la donna dorme, quindi per gli stessi, la strega vampiro potrebbe andare ed agire. Quindi ci si difende. Il mondo delle erbe è estremamente variegato. In base alle località nelle quali le leggende sono state raccolte, si trova l'una o l'altra erba che, con una fragranza particolarmente intensa, non consente alla strega vampiro di agire. Poi c'è tutto il mondo del capovolto, le leggende sono molto prodighe di particolari. Una strega vampiro che fa ingresso in una casa e che trova un treppiede capovolto, che trova una scopa con la chioma lì su, che trova i bambini vestiti con gli abiti al contrario, che trova una falce dentata all'insù e nella stanza del bambino, ecco, una strega che entra in un mondo in cui tutto è capovolto. Simbolicamente in Sardegna questo significa che entra in un mondo di morti, o meglio, suppone di entrare in un mondo di morti e quindi non poter agire contro il bambino. C'è anche tutto il discorso relativo al numero 7, che ha una forte valenza magica in Sardegna immediatamente dopo al 3. La strega vampiro pare che non sappia contare oltre il numero 7 e quindi nel momento in cui si avvicina alla culla e c'è per ipotesi una falce dentata che ha più di 7 denti, sarà quasi ipnotizzata da questa falce, conterà costantemente i 7 denti, non riuscirà ad andare oltre il 7 e riprenderà. Come abbiamo detto prima, per agire a solo un'ora, dopodiché deve andare via, e quindi non riuscirà a nuocere in alcun modo al bambino e lo lascerà incolume. E poi c'è un discorso veramente molto interessante relativo all'offerta di grano che, secondo alcune leggende, viene fatta dalle donne che hanno di recente partorito, grano che viene posto fuori dalla porta. E in questo caso si è quasi dell'opinione che il grano non sia un modo per tenere lontano la strega vampiro, ma quasi un modo per ringraziare un'offerta alla strega vampiro, quasi che dietro questa strega vampiro si nascondesse una figura che in un passato molto remoto, non fosse negativa, ma che fosse piuttosto positiva, quindi un'offerta a una donna che magari avrebbe protetto o era chiamata a proteggere puerpera e bambino. Quindi una figura molto affascinante che mette in contatto la donna e la magia, magia che vive attivamente. Ma quando si parla di magia in Sardegna, a mio parere è molto importante parlare anche di Janas. Io li chiamo Janas, si chiamano Janas, Janas, Virgines, Bajanas, Fadas e potrei continuare. Insomma, ci sono tanti nomi per chiamare le fate sarde. Fatto è che sostanzialmente si tratta quasi sempre della stessa figura, non tanto per i tratti che cambiano, quanto per le funzioni della Giana. Sostanzialmente può essere alta come una gigantessa, può essere alta come una donna umana, può essere piccolissima, può essere bella e in quel caso normalmente è molto buona, può essere atrocemente brutta e in quel caso può essere estremamente cattiva. Fatto è che questa figura molto particolare è in connessione molto stretta col mondo della magia. Perché dico questo? I commentatori che hanno messo, alcuni commentatori hanno messo in relazione il nome delle Janas con il nome di Diana. Secondo questi commentatori si tratterebbe di una degradazione del nome di Diana che si sarebbe poi trasformato in Giana, e quasi a mettere in connessione queste figure ad oggi fantastiche con un mondo di culto molto antico, con il culto di una divinità che era legata alla donna, al parto, ai bambini e al sistema lunare. Quasi che dietro questa figura di Giana e di fate si nascondesse qualcosa di altro. Quindi il nome, proprio come ci si aspetterebbe da sacerdotesse, le Janas non vivono, o da una casa sacerdotale, le Janas non vivono la società, vivono oltre la società, però con la società hanno dei rapporti. Spesso e volentieri le leggende ci dicono che le Janas intervengono nella società proprio nel momento del bado tondo, un
mago, forse fra i più antichi stardi, che secondo alcuni è capace o è stato capace, con la sua ritmicità e la sua cadenza, di risvegliare antiche energie della Terra. Quindi le zone scompaiono quasi sempre in questo momento della società, in un momento probabilmente magico. Che altro ancora per le Janas? Sono vergini, non lo dico io, lo dicono le leggende e lo dice il loro nome. Alcune leggende ci dicono che le Janas non si possono riprodurre e anche quando si riproducono non lo fanno con i modi convenzionali, quindi come le donne umane. Il nome Virgines o Bajanas significa vergini o nubili. Nella Sardegna tradizionale doveva essere sostanzialmente lo stesso concetto. L'essere nubili doveva essere, significare l'essere vergini. Quindi un altro elemento che potrebbe metterle in correlazione con un mondo o con una casa sacerdotale, quindi un mondo religioso, quindi un mondo magico. Erano ricche, erano tremendamente ricche le Janas. Nascondevano dei tesori e in alcuni momenti della vita li regalavano a persone particolarmente meritevoli. Molte leggende raccontano che li regalassero questi tesori ai bambini, quasi che in determinati, quasi come potrebbe fare una casa sacerdotale che in determinati momenti della vita sociale si trovino a elargire oro o ricchezze, intese non solo come oro ma anche come sapere. Se andiamo ad analizzare le leggende, infatti le Janas regalano tutto il sapere alle donne, alle casalinghe. Le Janas insegnano a filare, insegnano a tessere, cantano perfettamente, hanno il segreto della lievitazione che poi viene rubato alle Janas dalle donne e quindi lo perdono completamente. Quindi sostanzialmente hanno donato ricchezza, non in oro ma in sapere, che forse è una ricchezza ancora più grande. Le Janas prevedono il futuro, alcune lo fanno direttamente in una grotta, la grotta del Carmelo, e parliamo della Jana Maista, altre nel momento in cui un bambino nasce definiscono il futuro dello stesso bambino, di un bambino che è ben affattato. Si dice che le Janas abbiano detto che il suo futuro abbiano previsto che il suo futuro sarà positivo, di un bambino mal affattato esattamente il contrario, sarà un bambino sfortunato. Come scompaiono le Janas? Alcune leggende ci dicono che, trasformatesi in creature particolarmente cattive e negative, vengono imbiciolite talmente tanto da Dio da andare scomparse. Altra leggenda che a me mi interessa maggiormente è quella che racconta che le Janas a un determinato momento della loro esistenza decidono di rompere i rapporti con gli uomini perché durante il ballo tondo questi abbiano cercato di rubare loro gli ori, e questo non sarebbe una novità, gli uomini cercano di rubare l'oro delle Janas, però in quel momento cercano di rubare l'oro che le Janas indossano, i bottoni delle Janas, dal seno delle stesse Janas, quindi si potrebbe leggere quasi come un momento proprio di rottura e di mancanza di rispetto nei confronti di personaggi di rilievo massimo, di rilievo sociale, che vengono sfiorati e toccati con estrema malizia. E si potrebbe intravedere il momento di rottura da una fase religiosa ad un'altra fase religiosa. Solo un accenno alle due figure fantastiche molto affascinanti, le Panas, che la magia la subiscono ma in un certo qual senso la attivano anche, sono donne che muoiono di parto e per 7 anni dovranno lavare i panni insanguinati dei propri figli, e un altro accenno a Lucia Rabbiosa, Orgia, Orgia, Giorgia. Si tratta sostanzialmente di una figura dentro la quale in molti hanno visto la figura della Dea Madre, con la stessa Dea Madre adorata nel Mediterraneo e in tutta l'Europa antica. E qui dobbiamo chiudere questo piccolo assaggio di magia e donna. Si tratta sostanzialmente di figure fantastiche che sono in contatto stretto con la magia, dietro le quali probabilmente si nasconde qualcosa d'altro. La donna che dà la vita ad un determinato momento diventa la donna che la vita la toglie agli infanti. Le donne che regalano tutti i saperi a un determinato momento diventano talmente tanto cattive da dover scomparire. La Dea Madre, Lucia Rabbiosa, che concede la fertilità in tutti i suoi modi, finisce pietrificata per che cosa? Per avarizia. Quindi ci troviamo di fronte a una sorta di capovolgimento delle posizioni femminili di un tempo. Quel che più mi affascina della tradizione sarda, e qui concludo, è il fatto che si dimostra estremamente conservativa. E quel legame fra donna e magia io riesco a riscontrarlo ancora quando vedo operare le curatrici
che con l'utilizzo di brevus, che con l'utilizzo di acqua e con l'utilizzo di grano, sale o quant'altro, di olio, curano i malati, togliendo per esempio il malocchio, ma questo è solo un esempio. Non che non esistano uomini che praticano questo genere di medicina. Il fatto è che ricerche recenti hanno dimostrato che a livello proprio numerico le donne siano nettamente superiori rispetto agli uomini. Quindi questo mi ha consentito, nel mio aspetto personale, di vedere un legame molto stretto a tutto oggi sulle donne e la medicina.